Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 19° episodio della Randomizer Nuzlocke a Pokémon Insurgence. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo svelato la profezia che ci è stata rivelata tramite un fantasma di un profeta morto prima che Hoenn venisse creata. Cose bellissime. Ma comunque ragazzi, vi invito fin da subito a lasciare un bel mi piace per sostenere questa serie. E visto che i feed come al solito hanno fatto cagare, se potete andare a rivedere il video, cioè se vi siete persi il video scorso, andatelo a vedere, perché Dio Cristo, io bestemmio la Madonna. Detto ciò, oggi proseguiamo. Mi raccomando, rispondete alla domanda del giorno, tutto quanto. Fate le cose belle ragazzi, voletevi bene e predicate la pace nel mondo. Route 8. Cioè è un rutto che non riesco a fare, è l'ottavo. Oh, cosa siete voi? Cestini? Non lo so. Abbiamo una cattura, signori. Allora, ti prego, io, dal verso. No, porca troia, Marip. No, Fenfi, avrei preferito Marip. Sarò sincero, io sto coso qua non so come indebolirlo, ragazzi. Veramente, cioè, non ne ho idea. Quindi andiamo di ultra bolli ignoranti, vai. Fenfi, io credo in te, so che entrerai. Last Resort, che cazzo sei? Papa Roach, madonna. Dai, entraci per piacere. Questa è cita al mondo metallaro che non mi segue perché non tratto metal. Però questo altri discorsi, non so mica i The Suckers. Fenfi preso, perfetto. Come lo chiamo questo coso qua? Long Nose, lo chiamiamo Voldemort. Voldemort, vai così. Iniziamo nel migliore dei modi questo episodio, veramente. Allora, i Pokémon non li ho toccati dal video scorso, quindi, cioè, ho sinceramente paura. Ok, perfetto, non sono strumenti. Tu cosa cazzo sei? Un pezzo di carta, va bene, ok raga, mi piace sto posto. Tirtuga, raga, sarebbe stato il ritorno di Carracosta della Crazy Rock a nero. Per chi se lo ricorda lasciate un mi piace. Un'ascia, madonna, che cos'è, Psycho? Tipo i Psycho non usavo, cioè in Psycho non c'era un'ascia, però dettagli. Esattamente perché ho utilizzato eruzione, non lo so, non ne ho davvero idea. Allora, fermi, Nasty Plot dovrebbe aumentarmi l'attacco speciale, quindi full play, giusto? Ma in teoria non... Dragon Rush... No, cazzo, no! Muori! No! Cazzo, ok, fermi. Ok, calma. Armin, vai, è il tuo momento. Io credo in te, minchia, se mi usi... È la mamma troia. You got the mother troia. Critical hit a mezzo PS, raga. Cioè, se mi fa male la gola, aiutatemi, vi prego. Cristo Dio, dopo... Quanto è? Dopo... Dopo 3 minuti di video sono già con la gola secca perché urlo troppo. Bene così. E per quelli che dicono, ma urli troppo nei tuoi video. Ci avete ragione, però io urlo. Urlo sempre. Chiedetelo alle persone che mi conoscono. Io urlo a prescindere. Tu, donna, vieni qua. Oh no, a trainer. No, giuro, no, veramente. Ti giuro, sono un albero, te lo giuro. Ok, Sandra, perfetto, signori miei. Il ritorno di Water Rocket. Io non vedevo l'ora. Ricover, tanto adesso muori perché io ho Water Rocket. E nessuno può reggere a Water Rocket a parte me. Diciamo a livello 48. Ok, perfetto. Sandra, a livello 54. Axio. Oh no, è Axio. Ok, non so, ho pensato ad Azelf, io non so per quale motivo, raga, perfetto. Confondo Axiom con i leggendari, mi piace sta cosa. La randomizzazione mi sta dando la testa, volevo prendere quell'ultra, volevo invece ho trovato un pipistrello con un cuore stampato in fa. Oh! Guarda, porco demonio, guarda che roba, già devo bestemmiare Satana! Satana! Oh god, oh grazie, una gioia nella vita. Scusate per le orecchie, però non si può andare avanti così. Perché non riesco a fuggire dai Pokémon al 43? C'è cosa? Allora, dai, vediamo di fare le persone serie. Qua c'è una casa. Se gli salto sulla pancia e gli faccio vomitare il cenone di Natale 2003, cellulare di merda. Allora, vediamo un po' chi è. È Rocket. Raga, si risponde dopo a Rocket. Ok, allora, vediamo un po'. You should always examine every nook.
Ah, ok, devo esaminare tutte le cose. Chi c'ha voglia di esaminare tutte le cose? Tu non mi hai dato niente, grazie, ti voglio bene. Ah, no, ok, perfetto. Qua non posso fare la cattura, perfetto. Ok, allora, da questa parte qui devo levare. Ma questi alberi qua? Ah, ok, no, niente, non sono nulla. Pensavo dessero le bacche, raga, cioè, non lo so. Sto impazzendo. Allora, mettiamo avanti, boh, Felix a sto punto. Poi, prima di entrare nella caverna, vedrò di curarmi. Ragazzino, affrontami. Io. Ninja Boy Tommy, Ferrothorn. Guarda che roba. Cioè, tra tutti. Oddio, forse io ho Crunch che dovrebbe andare benino? Eh sì, circa. No, ok, mi conviene assolutamente switchare. Io, raga, ho questa particolare, insomma, capacità. Che riesco quando switcho il Pokémon a beccare nel Pokémon dopo quello più difficile da battere. Cioè, io sono Gesù Cristo. Mo' proviamo a fuggire dagli allenatori perché siamo impazziti. April Potion, tra l'altro, ho levato il pizzetto, signori. Non so se avete notato. Perché sì, perché stava crescendo storto. Io. Non so, dimmi che attacco prima io. Oh, grazie. Vero che muori? Oh, grazie. Oh, una cosa bella è appena successa. Ariamo. Non è. Allora, non era decisamente un Ariamo. Guarda, te lo posso assicurare. Ciao, Armin. È stato un piacere. Dai, è tua moglie questa. Ok, fermi. Allora, vediamo un po' se riesco a passare di qua. Godman. Sono abbastanza convinto io fossi fuori da. Signori miei, abbiamo appena fatto spiaggiare un Lapras. Ok. Tu affrontami. Questo Snorlax qua, raga, non so se si può scrostare da lì. Io non so nulla. Non è importante in questo momento. Trash. Che cazzo sei, James Hetfield? Dai, muori. Olè, perfetto. Saliamo a livello 54. Sì! Ok, perfetto. Electros. Buono che non ha ancora combattuto. Che io non so ancora come faccio a essere viva, tra l'altro. Cioè, non me la spiego io sta cosa. Psychic Crunch. Non rifarlo mai più. Muori. Ok. No, ero già pronto alla scena epica. Tipo, non so come faccio a essere ancora vivo. E puntualmente mi sarebbe morta. Invece, no, Ono è forte e resiste. Allora, ok, mettiamo Felix davanti, raga. Va benissimo così. Non ci pre. Non ti ricordavo lì. Non ti ricordavo lì. Mannaggia. A. No, family friendly, family friendly, family friendly. Mannaggia Rocet, mi sono ritrovato dinanzi a un allenatore dalle mirabili abilità. Come farò a sconfiggerlo? Cristo Madonna! Allora, vai Sandra, proviamo un po' con te. Sì, però sto compagno qua mi fa cagare addosso. Quindi allora, fermi. Prima curiamo Sandra. Oddio, avrei potuto utilizzare Max. Retagliate, che cazzo è? Sì, aspetta, aspetta, aspetta. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Nemesi, Nemesi. Critical, critical, mangia critical. Cioè, io devo bestemmiare. Ah. Muori, ti prego. Ole! Mi sento potente, signori. Ho pure crittato. Mi sento potente. Oh, buongiorno, signor Pigliamosche. Pika Taxi, PK. Esattamente. Oh, grazie. Grazie. Tu sì che sei una bella persona. Dimmi che è una nuova città. Miara Town. Cioè. Oddio, questa qua mi sa che è la leader del culto. Comunque, ragazzi, c'è Miara Town. Quando tu perdi in competitive, Miara. Cioè, l'avversario, Miara. Ok, perfetto. The Weird Island now rests just a rude way. Ok, perfetto. The Weird Island in italiano sarebbe una roba tipo. L'isola. Sì, mi si è buggato lo schermo. Ok. Tipo, sarebbe una roba. Mulinello? Non so come tradurre. Vortice? Isole vor. Iso tipo le isole vorticose. Sì, una roba del genere, ecco. Allora, entriamo un pochino a casissimo nelle città. Cioè, nelle città, buonanotte. Nelle case, giusto per parlare un po' con la gente. Vedere se riesco a ricevere strumenti vari. Ho appena sputato su Insurgents. Mamma mia. Mi chiamano Lama Stories. Hashtag Lama Stories nei commenti, vi prego. In Miara, we pride ourselves of our trading porco demonio. Non so pronunciare le parole. Ok, quello è il Pika Taxi. Perfetto, che non so come raggiungere. Cioè, tu mi stai dicendo che quella grotta lì dove c'era lo Snorlax porta lì? Se dovesse essere una roba del genere, io potrei bestemmiare. Potrei bestemmiare argutamente anche. Il Rocket! Eccolo qua, perfetto. Ciao, Luke. Ti portiamo vestito da gnomo al Games Week, raga. Se questo video raggiunge 300 like, faccio vestire Luke da gnomo al Games Week. Sappiatelo, questo è un Sunflora seduto su una sedia. Se avete visto una cosa più trash di questa, fatemi sapere. Did you know that poison. Davvero?
Ma davvero sta cosa, raga? Confermatemela. Ah, aspettate, mica che mi dimentico come in qualche città fa. Vediamo di fare sta benedetta cattura in questa bellissima televisione. Vediamo chi ci capita, raga. L'ultima volta ci è uscito John Frog. Quindi a sto giro io pretendo, per migliorare John Frog, sapete tutti chi deve uscire. Il divino. E invece è uscito Delphox. Che non è malaccio in realtà come Pokémon, però mi sta un pochino sul cazzo. Proprio poco poco, ovvero che non lo butti giù. Porca troia, Felix, cioè calmati. Calmati. Allora, abbiamo un po' di Ultra Ball, tra l'altro è uno starter, quindi non ci entrerà mai. Io. Scusate se sono così bravo, ragazzi, scusatemi. Lo chiamiamo Pizia. Perché, ragazzi, vi ricordate l'oracolo di Delphox dello scorso episodio? Ecco, bene, la Pizia era colei che presiedeva l'oracolo di Delphi effettivo, ossia quello che stava a Delphi. Voi non l'avreste mai detto, però adesso avete una pillola di cultura in più. Proprio. Che cazzo è sta merda qua? Quella lì l'hai rubata alla cupola di Brunelleschi, sono abbastanza convinto. Quanta gente! Would you like to trade? Ah, in questo senso! No, ok, non mi interessa. Ah, tra l'altro, alcuni di voi ragazzi mi hanno. No, dicevo ragazzi, alcuni di voi mi hanno consigliato di scambiare i Pokémon morti con altri Pokémon, ma la cosa non andrebbe nemmeno a mio vantaggio perché comunque il Pokémon risulterebbe ottenuto nella zona in cui avrei già fatto la cattura e quindi non potrei utilizzarlo. Nel mentre questa città qua mi dà, cioè l'unica cosa che mi avete dato sono i revitalizzanti che io non posso usare. Quello è un Pelipper, buongiorno, se ne vada, grazie. Cioè non mi hanno dato nulla in questa città è vuota come la mia vita più o meno. Oh, questo parla di Delta Spices. Oh, Ultra Ball, grazie. Tu sì che sei utile in questa società di sfruttatori. Ok, perfetto. Allora, questo qua era quello lì, quello, questo qui, più che altro era il Trade Cristo Dio Market, che abbiamo capito tutti che serve più o meno come potrebbe servire, non lo so, non ne ho idea cosa potrebbe servire poco, ma cioè ok, no, ma cosa devo fare io? Cioè, oddio. Oddio, mi sa che è una cosa. No, dai, non possono farmi andare avanti così. Ah, dovrei andare di qua, le Will Highland. Io devo andare alle Will Highland. Però come scendo da lì? Cioè, io in realtà un metodo ce l'avrei, però è tipo ridicolo. È tipo ridicolo. Cioè, non penso sia effettivamente quello giusto. Forse devo svegliare effettivamente quello Snorlax. Vediamo un po'. Allora, fermi. Proviamo a fare un magheggio storto, ragazzi. Voglio giusto per vedere. Porco due l'erba. Guarda, Yanma batterista. Direttamente dalla Cristo Dio di Crazy Locke Pokémon Nero 2. Fammi fuggì. Oh, cioè, non lo so, raga. Io veramente a sto giro non. Non comprendere. Allora, se io prendo il Pikataxi. Ecco, se io prendo il Pikataxi e arrivo a quella città lì. In teoria dovrei sbucare sotto. Giusto? Cioè, se io arrivo qua, sbuco qua. No, porco due. No, come cazzo faccio io a scendere di qui, raga? Scusatemi. Cioè, ah, aspettate, forse mi sono perso qualcosa qui. No. Raga, piango, come cazzo si fa? Ah, aspettate, forse io non sono ancora entrato qua, effettivamente. Vaffanculo, io sono un coglione. Ah, questo qua è il museo. No, frega, cazzi del museo. Ma oppure sì, raga, visitiamo un attimo, magari mi danno qualche strumento. Fate un cazzo dei fossili, però magari parlare con la gente potrebbe tornare utile. Tipo, ad esempio, non con te. Vieni qua, Montanaro, scala le montagne, dammi strumento. Tu chi cazzo sei? Ancient Ball? Una Ancient Ball? Ok, interessante sta cosa. Ok, Old Amber, ok, perfetto. Ambra antica, che non so come si revitalizzi, però sarebbe interessante scoprirlo. Tu tipo... Blue Orbina... Oh, c'è una blu... Non mi piace sta cosa. C'è una blue orb in un museo. Sapete cosa vuol dire tutto ciò, ragazzi? Ve lo dico io se vuole. Mi sono inciampato. Ve lo dico io se volete. Sound good. Cosa? Vi dicevo, sicuramente risvegliano Kyogre e quelli del culto abissale. Ok? Sì. Ok, è protetta da Kyogre fino agli inizi dell'universo. È anche coinvolta nel conflitto col Timidro ad Hoenn 50 anni fa? 50 anni fa? Cioè, mi stai dicendo che praticamente Brandon è in pensione?
Ok, è stato utilizzato da Harky, che non so chi sia, per risvegliare Kyogre alla sua forma originale. È stata generosamente donata da noi da qualcuno che volesse che rimanesse... Chissà perché me lo sentivo. Buongiorno signora, stavo parlando dell'orba, forse lei... Oh no, mi dispiace, sono qui per la reliquia. Mi dispiace, ma non posso... salvala. Oh, risparmiatelo. Facciamo le cose... Rendiamo le cose più semplici per entrambi. Sono sicuro che tu sappia che cosa... Sono sicura che tu sappia cosa sia il culto abissale. Intendi i terroristi? Stai provando ad intimidirmi? Beh, sì, effettivamente. Siamo... Io sono tipo un assassino. Sarebbe più semplice per noi due se voi vi spostaste e basta. Non sembri nemmeno uno dei loro membri. Questo è perché io non lo sono. Sono un loro leader. Evviva la vita! Grazie. Signore, è il suo lavoro proteggere l'orba. L'orbe. Che cosa fa lei? Orbe, sì, penso che si dica orbe. La sfera, in italiano penso sia sfera, effettivamente. Che cosa volete fare con quella? Beh, dovresti dirmelo tu. Che cosa potrebbe fare il leader del culto abissale, possibilmente, con questo... con l'artefatto di Lugia? Voi volete evocare... Aspetta, cosa? La sfera blu è di è l'artefatto di Kyogre, non di Lugia. Ah, eccolo qua. Lo scompartimento segreto. Intelligente. È difficilissimo credere che la... In italiano non mi ricordo come si chiama. Che la campana di Lugia fosse così facile da trovare. The Tidal Bell. Per piacere. Perché... perché io dovrei volere una semplice palla di plastica quando la... la campana di Lugia è esattamente sotto di essa? Ma quella è la sfera blu, l'artefatto leggendario di Kyogre. Hai assolutamente ragione. Ma quella non è la sfera. È un falso? Come lo puoi sapere? Come puoi sapere che la campana fosse lì? Il luogo migliore per nascondere un qualcosa è in un... in a plain sight? In un luogo... Ok, sì, perfetto. In un luogo particolare, insomma. Nessuno penserebbe di cercare la campana sotto una falsa sfera. La donata? Wow. Wow, ok, grande plot twist. Come leader del culto abissale tutti assumono che io stia cercando Kyogre. Naturalmente noi, le persone non vogliono che io metta le mie mani sulla sfera blu. Avere una copia all'interno del museo, forse farebbe pensare alle persone che io non ce l'abbia la sfera vera, no? E non pensare che io non ti abbia notato qui, Creepy. Sei colui che è stato scelto da Mew, vero? Vuoi fermarmi? Provaci, ti aspetterò. A sud di Miara ci sono le correnti delle isole vorticose, chiamiamole così, raga. Quando sei pronto a perdere, prova a fermarmi. Ok. Conosci il tuo nome? Chi diavolo sei tu? Devo riportare l'incidente ai miei superiori. Oh signore, I'm going to be in so much trouble. Sarò in così tanti guai adesso. Prego, grazie a lei per la visita. In teoria adesso, se scendo qua, dovrei poter... Ah, ok, funge così. Ok, allora, noi raga siamo già a 18 minuti. Quindi direi che magari possiamo mandare a fanculo un Lucario selvatico così a caso. No, possiamo avviarci verso il nuovo percorso, farci la cattura e poi aspettare nel prossimo episodio di proseguire. Allora, prima vorrei un repellente. Oh, grazie mille. Visto che tanto la cattura nella TV l'abbiamo già fatta, sì, ho preso pizia. Ok. Cazzo è sta merda? Cosa mi rappresenti tu? Ok? Un giardino nell'oceano è semplicemente un hobby. No, ma mi sembra giusto. Mi sembra davvero giusto. Ok, perfetto. In teoria qua dovrei poter fare una cattura. Sì. A parte che sono un coglione, ho messo il repellente. Quindi dobbiamo finire di avercelo sto repellente. Però in teoria qui dovrei poter farci una cattura. Fatemi...
Ok, perfetto. No, 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 cancel. Fatemi controllare un attimo sul Pokégear, giusto per non sbagliare. Stormy Seas, ok, perfetto. Poi ragazzi, come vi dicevo, nel prossimo episodio invece andremo a sgominare, o almeno proveremo a sgominare, il team malvagio, ossia il culto abissale. Stavo cercando io un amo che non ho. Quindi allora vediamo un attimo di catturare un Pokémon qui. Mi fa anche male la gola, nel senso che veramente devo bere. Ok, vai. Oh, 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 Medicham. Attenzione, è proprio lui. Si rifà vivo. Aspettate. Cazzo, è vero, è anche di psico. Ok, perfetto. Non mi chiedevo perché non fosse super efficace. Allora, proviamo con una Ultra Ball. Vediamo. Perché non fosse molto efficace, scusate. Oh, ho preso anche Medicham, che bella cosa. Lui la... Lui, raga, lo chiamo. E c'ho già il nome. Mega Power. Chi mi segue da tanto tanto tempo, chi si è ripreso i vecchi video, sa. Detto ciò ragazzi, io spero, direi di fermarci qua sul giardino, se magari il signor Charmander, perché Charmander, perché insomma ci fermiamo qui perché tornare di sopra non c'è voglia. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, passate ai social per rimanere sempre in contatto con me. Datemi una bombola d'ossigeno che sto morendo. Rispondete alla domanda del giorno, premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video. Scusate l'outro bruttissimo.